Benvenuti in diretta, questa è la prima diretta di novembre. Chiamo subito Alice, chiamiamo come sempre Instagram, cambia sempre le impostazioni. Voi come state? Allora, chiamiamo Alice. Questa sera intervisteremo Filippo Fabbri, sarà una diretta molto interessante. Ecco, ciao, Buonasera, mi senti? ti sento, Stavo adesso? facendo un'introduzione perché 2 secondi fa non ti sentivo più. Io non sentivo te, quindi. Ah, perfetto. Dicevo, Instagram regala sempre emozioni perché ha cambiato di nuovo l'impostazione della diretta, non capivo più dove cliccare. Bene, benissimo, partiamo bene. Oddio. No, vabbè, stavo dicendo che la diretta di stasera, ovvero la prima di novembre, è una diretta un po' diversa perché intervisteremo un artista, però è anche fonico e tantissime altre cose, quindi non vediamo l'ora di intervistarlo. Infatti adesso gli mando subito la Tra chiamata. l'altro abbiamo conosciuto Filippo proprio di persona, è stata una di quelle Sì. È persone che ho conosciuto prima per fortuna di persona che poi sui vero, social, è quindi. vero. Al nostro evento di quest'estate, frequenze offline, sembrano già un'epoca. E invece, Invece, solo o sono già 5 mesi. esatto, 5. Infatti, ogni volta che dicevo ciao, Ciao, ciao a tutti. ciao, ciao, benvenuto in diretta. Grazie, grazie mille. Tutto bene? Come? Tutto bene? Sì, molto bene. Sento un pochino poco per problemi miei del telefono, Io mi però va bene. avvicino. Allora, Beh, anch'io. un Ok. fonico non può che dire basso. Esatto. Giusto. Esatto, orecchio troppo critico. Esatto. Bene. No, stavamo dicendo che è strano perché in realtà ti abbiamo conosciuto prima dal vivo e poi dopo abbiamo proseguito il progetto online. Fa Esatto, strano. esatto. Sì, di solito è il contrario, però Esatto. sono contenta Vabbè, ci che sta. cambi di rotta. Cambio, Esatto. esatto. Ah, ma scrivono pure sotto. Figo. Sì, no, infatti salutano, no, ma dai, solitamente sono sempre molto attivi, poi dipende Sì. dalle volte. Lascio la Bene, parola a te, Ali. bene. Allora, io faccio la mia solita breve introduzione. In realtà non ci piacciono le cose canoniche, poi ci piace far raccontare, no, al nostro, direttamente al nostro ospite. Allora, in sintesi, Filippo è classe 1995 di Sant'Arcangelo di Romagna. E allora, in realtà ha incontrato la musica presto, cioè, insomma, ci ha lasciato la bio e ha detto che ha iniziato a 6 anni a ricevere il primo strumento che era un bongo in legno. Poi, vabbè, la tua storia si è legata alle percussioni per magia. E, il tuo fratello già suonava la chitarra e comunque ti ha introdotto nel coro della chiesa, cioè da Sì, lì c'è poi è nata proprio. Esatto. la prima esperienza musicale. E qui che hai provato la batteria, quindi sempre percussioni, e te ne hanno regalata una a 10 anni, quindi in realtà poco, poco dopo, sempre da giovanissimo. E poi vabbè, lezioni private, live, prime esperienze con gruppi e in studio. E niente, quindi in realtà qui è poi il tuo primo approdo a questo mondo, al mondo dello studio, e dove lo conosci, insomma, dove ti appassioni. E poi hai frequentato l'Accademia MMI. E hai un diploma in batteria moderna e sei comunque fonico in studio di registrazione. E poi altra cosa, sempre masterclass, quindi comunque hai proseguito un po' con gli studi e adesso hai il tuo studio di registrazione Esatto, e finalmente. fai sia fonico live studio che batterista turnista perché appunto, come abbiamo già anticipato, insomma, oggi e nei giorni scorsi sei sia musicista che lavoratore del mondo della musica in senso lato. Quindi oggi Certo. parleremo un po' di questo binomio. Ecco. Yes, certo. Allora, iniziamo subito con la prima domanda che facciamo a tutti i nostri intervistati, ovvero come il periodo del Covid ha influenzato la musica e comunque anche il tuo lavoro da fonico. Ecco, raccontaci un po' la tua esperienza. Allora, in realtà, per quanto riguarda la parte del fonico live, è una cosa molto molto fresca. Ho iniziato lo scorso inverno, quindi è stato più con la ripartenza dei live e di tutte queste cose qui, una voglia di provare a mettersi in gioco fuori dallo studio, perché possono sembrare due sport simili, lavorare sia in studio che in un live, solo che sono due cose totalmente diverse. Diciamo, tu hai una conoscenza delle macchine, della strumentazione, tutte queste cose qua.
però quando ti ritrovi in un posto che non conosci, la risposta acustica è diversa, e tutto è live, quando hai più gruppi devi gestire il cambio palco, cioè c'è più ansia, ok? Invece lo studio è un pochino più chill perché ti permette di metterti qua, parlare con l'artista, decidere dove si vuole arrivare, cosa si vuole fare, quindi sono due cose opposte che però secondo me servono perché da una prendi cose importanti da poi trasportare qua e viceversa, ok? E come è cambiato? Per me è cambiato in meglio perché ho avuto tempo per costruire questo posto, quindi tutti questi mesi costretti a stare a casa, ho rotto le scatole ai miei genitori tantissimo per ricavare questo posto e sono riuscito a costruire lo studio. E poi in realtà venivo da un periodo dove musicalmente con i gruppi non mi trovavo più, perché crescendo ognuno giustamente prende la sua strada, quindi chi va a convivere, chi fa, no, quei passi importanti lì, chi trova magari un lavoro che li porta via tempo, ok, alla musica. E quindi mi sono un po' dovuto, cioè mi sono ritrovato, non dico da solo, però le persone con cui ho fatto sempre musica, che erano i miei pilastri, no, hanno iniziato a splittarsi. Ho detto, cioè, cosa faccio comunque, no? E poi ho iniziato a prendere molto seriamente il fattore studio, il fattore di lavorare con artisti a chiamata, perché ti consente di metterti in gioco. Io lavoro con molti artisti dove in realtà il genere non è proprio il mio genere, cioè non è proprio la cosa che io sono naturalmente predisposto a fare. Però una cosa del genere ti forza a studiare e a imparare cose che, cioè, non ti saresti posto minimamente, capito? Quindi, cioè, fare mille, perché io faccio mille cose in questo campo qui? Perché ogni cosa ti dà un input che ti fa fare veramente un level up, ok? Un livello superiore. Se no, rimani chiuso in quella bolla lì, nella tua comfort zone, ok? Non ne esci più e di conseguenza poi non ti trovi più con le altre persone, perché hai la tua idea. Invece frequentare posti, generi e cose diverse, cioè è come, non so, è come uno che vive per 100 anni nel paesino, ok, conosce il paesino. Se tu inizi un po' a girare, vedere le altre popolazioni, no, che costumi, usi hanno, cioè dici, wow, cioè magari prendi spunto da quella cosa lì. Quindi la musica è, cioè, come fare un bel viaggio, okay? Come fare tanti bei viaggi, prendi qualcosa da ogni viaggio, diciamo così. Quindi per me è cambiato in meglio, ecco, sono riuscito a trovare un po' la quadra di quello che vorrei fare. Poi la strada è super lunga, cioè è proprio appena iniziata, però mi ha dato una buona base, Beh, sicuramente c'era anche più tempo per pensare, fermarsi anche un attimo, cosa che ecco. magari nella Esatto. vita di tutti i giorni uno è sempre preso da mille cose, non si ferma mai, non riesce mai a pensare come dovrebbe. Esatto. Poi la paura di, cioè, che comunque si è fermato tutto, no? Quindi l'incertezza, cosa faccio, cosa non faccio, ma quindi il lavoro, quindi, cioè, quindi secondo me ha fatto, nel male ha fatto bene, nel senso che a molte persone le ha fatte reinventare. E reinventarsi sarebbe giusto, in generale. Esatto. Poi non dico che la pandemia sia stata una cosa No, buona, assolutamente. chiaro, ovvio. Però il discorso è, cioè, a me ha fatto molto gioco, ecco, per come l'ho affrontata. Poi dipende uno come vede le cose. E poi sicuramente, cioè, dipende anche in che momento, proprio che periodo della vita ti è capitato, no? Perché alla fine, come dici te, caso vuole che comunque già c'era un, tra virgolette, disegno fatto in un Sì. certo modo e si è infilato, cioè si è incastrato proprio bene e hai preso la Certo. cosa così al volo, quindi. Al balzo, esatto. Un po' ci hai già risposto, nel senso che tu non sei solo musicista, anzi, raccontaci cosa significa muoversi tra i vari settori legati al mondo musicale e se hai qualche consiglio per chi fa o che vorrebbe fare il tuo lavoro. Quindi agganciandoci un po' al discorso che già facevi, completarlo con questo. Poi magari dici, oh, io non posso dare consigli a nessuno, però, boh. Allora, io faccio una premessa. Per scelta, cioè, oltre a tutte queste cose che faccio, comunque ho un mio lavoro fisso, perché oggi, secondo me, proprio la musica in generale, ok, è un po', cioè, difficilmente riesci a creare una stabilità economica che ti consente di viverla in modo sereno.
Io per dire, faccio questa parentesi qui, uscito dalle superiori, mio padre mi disse, vai a studiare, cioè qualcosa che ti piace, non fare ingegneria perché vuoi fare l'ingegnere, cioè ti piace la musica, studia musica, provaci, ok? Quindi fino a, addirittura al pre-Covid io facevo solo questo, cioè provavo concerti, avevo, quando non avevo questo studio avevo preso dei posti in affitto da, e li avevo un po' arrangiati in studio, solo che non potevo fare lavori di muratura, quindi era sempre molto home come situazione, non era un pochino più professionale come può essere questa. E quindi mi sono arrivato ad un punto dove quasi mi dava fastidio fare musica. Quindi una cosa che voglio consigliare per quanto riguarda la mia esperienza è che non sempre focussarsi solo su quella cosa lì è salutare, perché comunque si è influenzati anche dai fattori esterni. Quindi periodo storico. E poi se tu veramente sei bravo, sei un mostro a fare quella cosa, cioè ovvio riuscirai a campare di quello, però se sei bravo te la cavi, no? Ma non eccelli in nessuna di queste cose, devi trovare un pochino la tua strada. Io sono semplicemente un mega appassionato, capito? Non mi definisco professionista, mi definisco uno che l'unica cosa che sa fare, cioè che crede che l'unica cosa che sappia fare è questa, ok? E quindi ci metto tutto quello che ho. Certo. E quindi io ho trovato l'equilibrio avendo un lavoro che mi dà quella stabilità, anche se mi cava molte ore qua. Certo. E poi nel mio tempo libero non so neanche cos'è un fuorigioco, quindi non vado allo stadio. Cioè io qualsiasi ora, minuto libero che ho la passo qui, capito? Come uno che può avere una passione nell'andare a correre, eccetera. Certo. E porto avanti le due strade contemporaneamente. Poi se questa strada effettivamente, come dire... Capito? Diventa importante, effettivamente crea una sorta di sicurezza, ma la sicurezza non c'è mai, ok, in qualsiasi cosa, quindi non bisogna troppo soffermarsi lì, però dico per i tempi che sono, non è sbagliato. Adesso in particolare, capito? Esatto, e almeno quando sto qua a cuor sereno, cioè nel senso non che un mese lavoro tantissimo, 3 mesi per niente, dico ah, le bollette, capito? Io non voglio questa cosa, proprio sono ansioso a bestia e magari sta cosa mi blocca. Però secondo me è intelligente, io me la vivo meglio. Quindi il fatto di avere due cose, un balance, secondo me è fondamentale. E per chi vuole fare questo percorso, cosa dire? Cioè, se ti piace, se sei ossessionato, lo fai, non c'è una risposta, capito? Tutti continuamente cerchiamo risposte, guardiamo video su YouTube di gente che ti spiega la sua esperienza, però è la sua esperienza. Sta cosa ha funzionato con lui, sta cosa ha funzionato con me, con te non funziona. Quindi vivi, prova, e poi c'è un po' la selezione naturale delle cose, nel senso, vuoi fare il fonico da studio, però... fare uno studio a un costo momentaneamente magari non puoi sostenerlo, lavora live, ti fai le ossa lì, metti da parte dei soldi, poi ritorna lì, vai in degli studi a imparare. Gli step sono tantissimi, capito? Possono essere tantissimi, dipende poi come uno la prende, che fretta, che esigenze ha, ecco. No, infatti, sono dell'idea che alla fine, come magari nella musica ma anche nel settore fotografia, è un po' la stessa cosa, no? Perché sembra, ok, che bello, no? La passione per la fotografia, però poi quando ne vuoi fare un lavoro al 100% non hai quella stabilità che magari può avere un altro lavoro. Quindi è sempre un po' una lotta continua, no? Dire, Sì, poi lì purtroppo entra in gioco anche un'altra cosa. Io negli anni, soprattutto in studio, ho capito che se dovessi farlo 100% come lavoro, ok? Mi caverebbe comunque quel tipo di passione che ho, perché tu per pagare le bollette ti ritrovi obbligato ad accettare qualsiasi tipo di lavoro, a fare qualsiasi tipo di cosa, ok? Che ha senso, cioè ci sta, sei un professionista, fai il tuo lavoro e va bene. Però io, ripeto, ero arrivato ad un momento dove mi dava fastidio fare musica, e questo per me è stato cosa sta succedendo? Cioè, Qualcosa che allora, non mi piace fare niente, no? E in realtà mi sono reso conto che io non è che seguo tutta sta cosa dei concerti, dello studio per il risvolto economico, no? Ma per il fatto che mi piace, appunto, come uno che gli piace vedere un bel film. Poi cerco di farlo in maniera professionale perché
mi piace imparare a fare cose come fanno i big, ok? Poi è una cosa appunto che viene step, se tu riesci nonostante tutta sta mole di lavoro a comunque avere ancora passione, tanto di cappello, però conosco molti fonici che super pestoni sotto gli occhi, devo andare in studio, capito? Diventa una croce quasi. E è una cosa che non voglio. Male. Sì. Sì, poi la vivi molto male, capito? Quindi preferisco avere questo balance finché riesco. Poi si vedrà, poi si vedrà. Sì. Giusto, mi piace la prova. ci sta. È la stessa, è lo stesso metodo che stiamo cercando di fare anche noi. Più o meno. Allora, passando alla terza domanda, cosa significa seguire un artista musicale e come ti approcci di norma ai tuoi clienti? Allora, io adesso lavorando sia un pochino come turnista che in studio sono due sport diversi, quindi spiego velocemente prima uno, poi l'altro. E in studio cerco di capire, allora, principalmente come studio lavoro con musica suonata. Ci sono molti che fanno i producer, quindi fanno le basi, lavorano in MIDI, ricreano tutto, fanno orchestrazioni incredibili. Io quella è una cosa che proprio uno non mi è mai interessato, anche se non, cioè, è brutto da dire, uno dovrebbe saper far tutto, capito? Però proprio è il mio tallone d'Achille, cioè tu chiedimi di fare un arrangiamento MIDI con una base, non l'ho mai fatto nella mia vita. Io sono un gran, cioè ti giuro, io sono un gran malato di microfoni, ok? Di cercare di registrare la realtà, ok? E di farvela ascoltare. Quindi, cioè, la cosa principale è questa qua. Quindi, chi viene da me, principalmente sono persone che hanno una band o fanno musica suonata, ok? Non è gente con rapper o quella... Diciamo, quella con suoni strani, ok. Esatto. E che poi l'elettronica mi piace e ascolto tutti i tipi di musica, però ecco, non sono in grado di farla bene. E niente, si fa un incontro in studio, cerco di capire dove vogliono arrivare, gli chiedo delle reference track, quindi sono delle tracce d'ascolto, tipo, non so, voglio fare un disco che sia il più possibile vicino a questo dei Green Day o di X persona, e quindi si studiano i suoni, magari si affittano gli ampli giusti, se vuoi avere quella batteria si va ad affittare quella batteria, si accorda, cioè è tutto proprio un lavoro di ricerca sonora, chiamiamola così, ok? Quindi, ti faccio il prodotto in base comunque a un sarto, no? Ti fa il vestito in base a come lo chiedi. Certo, poi, step by step. Esatto, sì. Però è la cosa fondamentale è avere un'idea. Certo. Quindi, perché molti vengono, voglio la chitarra così, il rullante così, la batteria così, e poi magari la strumentazione non è proprio in grado di fare quelle cose lì. Sì. E quindi cercare il più possibile di capire cosa vogliono fare. E qui secondo me è fondamentale essere musicisti prima, perché suonando parli la stessa lingua, ok? Se invece sei fonico ma non hai mai suonato, secondo me puoi avere dei buchi. Sì. Sì. Puoi essere un gran ascoltatore di musica, per carità. Però se non hai mai suonato non c'hai quello slang. Con lo strumento, più che altro, cioè gestire se stessi è uno strumento, ecco, secondo me è un po' quello. Esatto. E quindi così, per quanto riguarda i clienti in studio, oppure quelli che mi chiedono semplicemente o del mix o del mastering, quindi sistemare tracce che hanno già registrato. Mm-hmm. E per quanto riguarda live, vabbè, il fonico live ci sono le schede tecniche, le cose, quindi devi farli sentire bene sul palco, devi cercare di rendere lo show più bello possibile, devi seguirli, perché uno pensa faccio i volumi e li lascio così. Invece magari nelle parti degli assoli, mettere del riverbero sulla chitarra, qui entriamo nel nerd, ok? Però, insomma, fa la differenza se voi guardate... Quest'estate con quelle schede tecniche... Sì, no, quest'estate è stato un macello, ce ne è proprio, mi erano arrivate 8 schede tutte mischiate, ci abbiamo provato, già tanto che siamo riusciti a capire che cos'è una scheda tecnica, a coglierle. Esatto, adesso lo sapete per il prossimo anno, quindi non ci saranno problemi di schede. E invece per quanto riguarda seguire un artista live, come mi sta capitando adesso, si tratta anche lì sempre di capire dove vuole arrivare, capito? Per dire, adesso stiamo seguendo Random, il cantante rapper lì di Riccione,
e lui vuole, è in un periodo in cui vuole riabilitare un pochino la sua immagine in un mondo un pochino più pop rock. Mm-hmm. E quindi abbiamo preso i suoi brani, ci siamo visti in sala prove, li abbiamo suonati e resi un pochino più aggressivi, però certo, mantenendo la stessa struttura. Però ovviamente mm-hmm. la parola c'era lui. Quindi certo, se lui mi avesse detto lo voglio fare elettronico, mi sarei dovuto studiare un set di batteria elettronica strana, certo, con dei suoni strani, e l'avrei portata a casa. Certo. Però la cosa fondamentale è capire che cosa ti chiedono, ok? Mm-hmm. E farlo al meglio che puoi, anche se devi suonare davanti a una persona, capito? Certo. Ti mette nell'ottica di lavorare bene, per forza. Sì. Quindi anche nel caso lì, comunque, voi, nel senso, fate delle prove insieme prima, chiaramente, prima del live. Allora, lui, adesso questo è il primo artista gigante che mi capita, okay, e lui è molto impegnato sempre in giro, quindi noi abbiamo fatto una settimana di prove, tutti i giorni, 3 ore e 50 di prove, solo con i musicisti. Quindi abbiamo tirato gli arrangiamenti, abbiamo fatto filare tutto, cioè lui ci ha dato carta bianca, ok? Sì. E poi abbiamo organizzato la settimana dopo, prima del live, 4 prove, sempre da 3 ore, dove gli abbiamo fatto sentire le cose, e poi sarà stato un caso, non lo so, ma la prima prova ci ha confermato tutto. Cioè gliel'abbiamo suonata, la prima prova abbiamo chiuso tutti i brani, e l'altra è servita solamente per entrare in confidenza, conoscersi... Però sì, sì, la cosa bella è che c'è stato feeling subito, capito? Beh, un po' è lo stesso ragionamento in realtà che noi facciamo quando diciamo, no, che quando dobbiamo preparare, per dire, uno shooting o una cosa così, la parte, no, quella poi di ricerca visiva prima, cioè vuol dire uno ti dice la stessa cosa, no? Quando un artista viene da te uguale, ti dice io ho questa canzone, fammi una copertina, esatto, no? Paradossalmente, oppure raccontami, certo, questo brano qui in immagini. Ed è la stessa cosa, perché loro vengono lì e ti dicono, ah, io me lo immagino così. Poi in realtà magari tu vai lì e dici, guarda, un po' questo è un po' impossibile, questo magari non si addice. Esatto. E quindi alla fine devi rielaborare tutto, e allo stesso tempo quello che tu gli proponi, comunque alla fine in un qualche modo lo stesso deve essere, cioè deve essere attinente alla musica e deve essere attinente alla persona, e quella persona deve accettare di essere rappresentata in quel modo lì. Quindi alla fine è sempre la stessa combinazione, insomma. È uguale. Cioè, secondo me il reparto video, foto e musica vanno proprio a pari passo. Ho un sacco di amici videomaker o fotografi che ogni tanto ci ritroviamo a parlare. Cioè, è la stessa identica cosa. Molti, per dire, mi mandano delle registrazioni, magari fatte in casa, con dei limiti, ok? Quindi... E io le paragono sempre a una foto sfocata, no? Perché c'è questa cosa che la post-produzione magicamente può rendere tutto bellissimo, ok? Bravo, che questa cosa fake. Super fake. La post-produzione può... Allora, è vero che la post-produzione può far cantare gente stonata proprio come delle campane, ok? O sistemare delle cose. Però se tu fai una post-produzione in una foto a fuoco, quindi in una traccia audio registrata bene... Certo. Cioè, il prodotto non potrà che essere, okay, ovvio, ancora migliore. A un livello più pro, non so come dire. E molti, allora, si registrano a casa, mi mandano cose, ah, voglio la batteria come questa dei Van Allen. E io, ok, va bene. Cioè, no, non infatti, è possibile, capito? Ma, infatti, per dire un esempio stupido, no? Io e Alice abbiamo dovuto registrare un audio per un video, no? Una presentazione, io quel giorno un raffreddore che, cioè, veramente avevo una voce che è riconoscibile. Chiaro, Andrea me l'ha modificato un po', però non è che puoi togliere, certo, il fattore. Sì, siamo stati fortunate perché avevamo questo appoggio qui, e quindi siamo riusciti a creare un audio decente. Certo. Però perché avevamo questo aggancio qui, se no, se non deve fare anche le cose fatte in casa, la differenza la vedi. L'ideale, esatto, sì, sempre da una base di qualità, poi chiaro si può migliorare, però cioè, secondo me è sempre bene partire da una qualità comunque che sia quasi il top, così da poi lavorare meno, tra virgolette, dopo, perché chiaro, poi aggiustare non è sempre semplice, quindi... Sì, infatti il mio vecchio maestro di fonia e tutto questo mondo qua, la prima cosa che mi ha detto è, cioè, registra come se non esistesse il mix, come se non esistesse la post-produzione. Capito? Perché? Perché ti metti in un'ottica che tutto deve già suonare equilibrato in un certo modo, e
all'inizio comunque ci fai caso fino a un certo punto, dici ma sì, ma tanto dopo, cioè tanto sì, non certo. Oppure ho solo sto microfono, cosa vuoi, esatto. Perché c'è lo studio, no? Faccio come riesco. E invece dopo ho capito l'importanza. Cioè mm-hmm. i tuoi prodotti proprio fanno così, cioè ti porta ad essere anche più credibile. Certo. Perché fai cose che effettivamente con fronte a un amatore si distinguono. Quindi sì, sì. È lì. Assolutamente, vero. Allora, ci agganciamo all'ultima domanda nostra. Perché ti chiediamo che rapporto hai con l'immagine in senso lato, quindi te come musicista, come fonico, come persona, come vuoi, ci racconti un po' che cosa significa per te raccogliere delle immagini di te e del tuo percorso, insomma, in generale, e poi faremo vedere la tua icona, che è la solita immagine che facciamo scegliere ai nostri ospiti e che ovviamente verrà salvata nelle storie in evidenza. Bene, perfetto. Allora, secondo me il rapporto immagine, ok, musica o video, tutto quello che può essere comunque legato al fattore visivo e musica, cioè sono due cose che vanno di pari passo, ok? Non sono un appassionato d'arte in generale, quadri o cose, ok? Quindi sono abbastanza ignorante su quel lato lì. Però mi immagino sempre un video musicale, ok, con sotto una soundtrack, un qualcosa che si sposa perfettamente. Cioè, sono due cose che vanno all'unisono. È come vedere, non so, magari faccio un esempio stupido, una puntata dei Teletubbies, ok, con sotto del metal pesissimo. Cioè, capisci che non vanno bene, ok? Cioè, quindi è fondamentale, ok, l'audio e il video. Comunque, scherzi a parte, la cosa che a me piace molto, e dopo verrà spiegata nell'icona, è il fatto di raccogliere foto di qualsiasi cosa che fai negli anni e poi riguardarle, perché capita molte volte che sei un po' preso male nella carriera, dici, cacchio, ma effettivamente, ok, mi sembra di fare mille prove, mille cose, ma non vedo l'utile, cioè non vedo questo scalino, non ho fatto mai uno stadio, non ho mai fatto concerti giganteschi, cosa sto sbagliando, cosa stai facendo? Poi vedi che è ripartito con una scheda audio in camera con due casse, poi magari guardi la foto del tuo studio, poi magari guardi il primo concerto fatto al bar da Pippo e poi vedi che invece hai fatto un stage grosso e sei riuscito a portare a casa il live, cioè quelle son piccole cose che ti fanno venire voglia di continuare a raccogliere immagini e di dire, ma le foto che ci saranno tra 5 anni, no, paragonate a queste, che già mi sembrano una roba enorme, cosa possono essere? Quindi a me personalmente danno la spinta per dire, ok, vai, ah, ok, devi migliorare, devi fare quello, quell'altro, quindi secondo me è fondamentale. Per nessuno ci aveva mai presentato, credo, questo tipo di osservazione. No, questo paragone... Dei Teletubbies e il metalcore. No, no. Cioè, riguardare, cioè il fatto di avere delle foto, riguardarle, pensare ad un percorso da come è stato e come potrebbe essere, come sarà. Cioè, questa cosa non c'era mai stata presentata in questa chiave. Ma per dire, potete farlo anche voi, guardando le prime foto che avete fatto e guardando i lavori che fate adesso. Beh, certo. Cioè, vedrete una roba sua, cioè dite, no, okay, lo so, ma non le guardiamo noi quelle vecchie, io non le guardo. Però ti aiutano a rendere conto, cioè ti fanno rendere conto che quello che stai facendo non è una cavolata, capito? Sì, cioè sì. Tu effettivamente stai lavorando ogni giorno, però è un percorso appunto lungo. Non finisci mai. Ma poi alla fine è bello così, perché impari cose nuove. Quando una cosa pensi di saperla fare, che non c'è più niente da imparare, cioè, capito? Sì. Dopo non c'è più nulla, capito? Ci agganciamo perché adesso faccio vedere la tua icona e direi che non poteva essere diversa a questo punto, perché se la si guarda, non so se si vede, casualmente sì. È proprio un prima e un dopo. È un prima e un dopo. Quella sopra nel 2015 era la stanza di mia nonna, che mi avevano lasciato per suonare la batteria, perché in campagna fuori da tutti. E quello era il mio studio, due casse, un'assa di legno storta, un PC e una tastiera, un PC, dai, un po' così. E invece sotto, dopo un po' di anni, l'evoluzione, che non è lo stesso posto, sono posti diversi, sono passati tra quello e quello, sono passati altri posti ancora, in affitto e non.
Invece questo è mio, a casa mia, finalmente, quindi sono serenissimo. Però, capito, io che guardo quella foto lì dico, ok, allora quando sento che mi sento un po' inutile, la riguardo e dico, ok, allora sto facendo qualcosa di buono, sto andando avanti. Sì, è vero. Infatti è sempre bello vedere un po' il prima e il dopo, no? Certo. Pensare anche proprio al processo e a tutta l'evoluzione che c'è stata poi nell'arco di anni, perché non è un'evoluzione che fai così in 2 giorni, cioè sacrificio, comunque un sacco di tempo anche, passione. Sì, soprattutto tempo, cioè esatto. Ci vuole del tempo che uno proprio... Sì, cioè, è il tempo alla fine, uno dice, no, magari... hai i soldi per prendere quelli, i soldi per... però, cioè, i soldi arrivano, vanno, cioè, è il tempo che manca, perché se tu arrivi ad avere i soldi ma non hai tempo fisico di starci lì, cioè, capisci che la cosa non va più avanti. Sì, hai i soldi, però rimani confinato lì. Quindi... è vero, ci è arrivato prima un commento da Alberto. Sì, leggendo. È una questione. Grande Alberto, è il mio tastierista. Ah, ok. Fare post è sempre un lavoro infinito, è vero. È vero, uno non ci pensa, perché sul momento dici, adesso non lo faccio, tanto faccio tutto dopo. In realtà è il contrario, dovessi fare tutto prima e fare il minimo indispensabile dopo. Esatto. È vero, è pigrizia. Perché, anche perché se no, se fai tutto dopo, comunque stai barando. Cioè, stai barando perché quello che tu ascolti non sei tu. È un computer che sistema quello che tu non hai fatto prima, ok? Esatto. Cioè, quindi non ha, di base non ha senso, perché poi quando la gente ti viene a sentire, sente la differenza. Cioè, quando tu ascolti un disco, poi ti vai a vedere un live e senti la band che suona meglio del disco, dici, porca boba, cioè questa roba, no? Dici, wow! Invece quando senti l'incontrario, tu non li vai a vedere più. Cioè, te lo sei segnato, te lo sei marchiato a vita, così. Sì, proprio basta, esatto. Ma tipo anche Katy Perry, no? Che io ho visto che lei dal vivo è stonatissima. Cioè, tu l'ascolti, no? Dici, cavolo, che voce, no? Bella, poi è sempre relativo. Però dal vivo è inascoltabile. Cioè, e perché quelle sono produzioni mega prodotte, improntate in un mercato gigantesco dove se tu guardi i suoi video lei è perfetta, no? Una top model devastante. Non ha una ruga. Lei la vedi anche adesso, non so quanti anni ha, ma è più liscia di me. Ok? Sì. E la voce non può essere da meno. Però poi lì di... Com'è? È un peccato, perché alla fine c'è un conto, uno dice che l'immagine, tra virgolette, bene o male, è plasmata. Però la voce, cioè, comunque l'ascolto è diverso magari. Lo che so. Scogliere un'immagine, capito? Però vedi, qui secondo me ci sta la grande differenza tra il fare musica con la M gigante e il fare musica... comunque tu diventi un brand, ok? Certo. Nel senso diventi un brand, diventi come, non so, un'azienda, ok? Sì. E quindi non puoi più andare indietro, non puoi sfigurare, quindi non fai musica per migliorare, per essere veramente un cantante devastante, tipo Amy Winehouse, ok? Per rimanere vendibile. Tu devi vendere, cioè la tua musica è fare fatture, cioè devi fatturare, capito? E quindi cioè, ci vuole un giusto bilancio tra tutto, perché comunque se ci guadagni con la musica non è male, uno dice oh. Esatto. E magari. Però dopo lì sta la tua abilità nel dire ok, sono disposto, come dicevo io prima all'inizio, quando lavoravo un po' di più con lo studio e basta. Certo. Ok, entravano più soldini che economicamente dicevo mi conviene. Però essendo, cioè io sono abbastanza emotivo, ok? E proprio non ci riesco, cioè non è il fatto di dire vabbè lo faccio lo stesso, che non ci riesco. Cioè la roba che fa uscire dopo fa schifo, non l'ascolti, perché si sente che non ce l'ho, capito? Invece io sono sereno perché qua mi arrivano magari le richieste e io accetto con chi lavorare. Lavoro col gruppo perché mi interessa. Tipo adesso devo fare un disco a dei ragazzi che sono matti duri, sono incredibili, e si chiamano DS e fanno tipo dello ska punk. Ok? Ma sono devastanti. Cioè, uno dice lo ska punk. Quando è che lo vendi lo ska punk nel 2022? Ma non me ne frega niente. Capito? No, niente. Ti diverti anche, perché tanto dai un'esperienza nuova, immagino. Esatto, capito? E quindi io la vedo così. Poi uno dice, ah vabbè, ma allora non ci campi. Dico, non me ne frega. Io però suono. Cioè, capito? Io la vedo così. Cioè, non è che ci voglio prendere i soldi, esatto. Poi i soldini fanno comodo perché investi in strumentazione per la gente così,
però li voglio prendere, come dico io, con quella gente lì, accetto pochi lavori all'anno, e ho un altro lavoro e me la vivo serena, capito? Mm-hmm. Sì, sì, ma secondo me la soluzione, come dicevi tu, anche con tutto il discorso di prima, perché sennò è anche l'ansia, oddio, devo prendere tutto, poi non riesco magari a concentrarmi su quello che vorrei, lo faccio male, cioè dopo è una catena che si spezza, quindi... Sì, cioè dopo diventa, per dire, se uno dice, ah, sono fortunato perché non sto in ufficio, non sto di lì, non sto di là, ma diventa peggio, perché certo. Poi tu spesso, poi lo sapete anche voi con le foto, non so se poi fate anche video, eccetera, però tra foto e video così, cioè non ci, hai la scadenza, cioè se tu lo devi consegnare domani, cioè tu stai anche tutta la notte, io per finire dei mix sono stato fino alle 5 di mattina, cioè una roba devastante, capito? E esatto. Poi alle 8 andavo a lavorare, quindi... Cioè, capito, non poteva andare. No. E quell'adrenalina può star lì fino a tardi. Sì, poi sei sempre tipo, dai, dopo nervoso e tutte queste cose qua. Quindi sì, ho detto, aspetta, devo un attimo cambiare rotta. Trovare l'equilibrio tra tutto, se no... Esatto. Giusto. Va bene, allora, in conclusione ti facciamo due domande che ci sono arrivate nel box che abbiamo lasciato. Partiamo con la prima. Come ti è nata la passione per il fonico? Però bene o male ci hai comunque già risposto in parte. Sì, allora, la proprio prima, cioè proprio come è nata, questo sì. Però non l'ho proprio mai detto. No. La prima volta che col mio vecchio gruppo, ma proprio i primi gruppi, 14 anni, tipo il primo disco, l'ho registrato che avevo appunto sui 14 anni, e gli inediti di questo mio... di questa mia vecchia band, e la cosa che mi ha ucciso è stato entrare e vedere mille lucine, levette, ok? E lui che muoveva e cambiava il suono. E io mi ricordo che, ma cosa serve quello? Ma in che senso che poi fai così diventa più, cioè, capito? E da lì mi è partito proprio una cosa che è andata, io non sono un nerd di base, non è che gioco troppo ai videogame o cose così, però sono nerd di quella cosa lì e la mia passione è nata da quella cosa lì e sono riuscito a, diciamo, arrivare a avere questo posto qui perché sono sempre stato curioso di come arrivare a fare delle produzioni come quelle grosse. Quindi certo. Per dire, cose che registro io che poi suonano molto simili a produzione magari di studi grossi, capito? Certo. Quindi mettersi in gioco e cercare di capire quale levetta muovere, ok? Questa è stata la mia ossessione. E ancora, perché è infinita. Oltre che magari, tra virgolette, dietro le quinte c'è anche tutto il montaggio sul palco, quindi cioè, sono proprio due cose, un mondo. Sì, sì, sono due sport diversi. Sì, mamma mia. Vabbè, ma i giochini sono sempre... No, ma poi ti fregano le luci, vedi? Perché vedi un sacco di luci e dici se spingo quello, capito? Poi senti il suono che fa... E allora ti almeno io... Io dall'esterno ogni volta tutti i cavi, che poi Eugenio, che vabbè, lo conosci, no? Ogni volta certo. Quando deve unire, chiudere i cavi, fa, ma guarda che si fa così, deve rotolarli così, ogni volta una polemica. È giusto perché sennò dopo quando li vai a riprendere sono tutti con mille nodi, si rompono. Ci sono tante cose dietro, tante. Anzi, giusto. Invece in conclusione... Musica oggi, descrivila con due parole. Molto strana. Io posso solo dire questo, perché dipende come la interpreti. Per dire, io ieri sera, non è per fare, per lamentarsi, ok? Però era una sera dove io solitamente sono sempre qua, non avevo tanto da fare, sono andato a letto presto, e c'era X Factor, ok? A parte talent, a parte, ok? Però ho detto, boh, guardiamolo, ok? Guardiamolo, proviamo. Io non capisco, cioè nel senso, io credo che si sia troppo mischiata la moda, il senso di avere una moda, un'immagine, un qualcosa da seguire, che la gente realmente non ha più nulla da dire. Mm-hmm. E quindi la musica oggi, poi non tutta, perché ci sono delle nicchie che fanno paura, però per dire, io da musicista preferisco altri artisti che magari non conosce nessuno, che hanno 1000 ascolti su Spotify e magari sono delle persone come me che fanno un altro lavoro e sono appassionati di musica piuttosto che cose così, però che hanno la loro idea, musica un po' più sperimentale, e li senti, cioè tu quando fai play dici,
cacchio però, cioè, sento questa cosa qui, no? Invece quando sento le produzioni un po' moderne che passano alla radio o anche ieri sera degli artisti che sono esibiti, poi magari non è il mio gusto, a gente piace, io non sto dicendo niente. No, no, certo. Però, però sento il fatto del niente. Bravo. Cioè, non mi arriva niente, ma proprio zero. Ma poi... Io, guarda, quest'anno lo sto guardando, a me dispiace, però il fatto che già lì entra un artista, perché poi io sono una stalker, no? Vai a vedere i profili Instagram, cioè tu non puoi avere già 30-40 mila follower, tu devi entrare lì che sei nessuno e ti formano. Cioè non è che tu puoi entrare che sei già qualcuno. Cioè, ma anche, lì, anche lì ti può far capire qualcosa. Cioè, sì, capito? Tipo io sui social non sono bravo a fare contenuti e cose, infatti cioè, non ho molti follower, però... E non mi interessa, cioè non mi interessa fare un upgrade, capito, avere x mila follower, anche perché cioè, una cosa che noi diciamo sempre, no, che sembra una cosa scontata, in realtà non lo è mai, cioè la tua immagine deve, nel caso parliamo proprio prettamente degli artisti musicali, la tua immagine deve accompagnare o comunque deve essere strumento di come dire, comunicazione di certo, quello che tu fai primariamente, cioè di quello che è la tua musica, non il contrario, o comunque non mai a pari livello. Cioè, l'immagine è fondamentale per raccontarsi e raccontare, e ovviamente nell'era in cui viviamo, cioè, è impossibile non usarla, no? Certo. Dall'altro lato, deve essere uno strumento che va dietro alla tua mansione principale, che è quella della musica, e non deve essere mai né pari né sopra. Cioè, invece però quando arrivi su quei profili lì, se non sei pari sei sopra. Secondo me la cosa sbagliata poi è quella lì, cioè, ma infatti mi è capitato recentemente, ho fatto questo concerto abbastanza grossino, di parlare con persone nella musica, con persone che suonano, e quello che mi hanno detto si allaccia perfettamente a quello che hai detto te adesso, è: oggi l'immagine vale più di quello che fai. Certo. Ed è vero, perché basta, perché? Perché basta ascoltare la musica che esce adesso. Cioè, capito? Non ha, molte cose non hanno, secondo me, non hanno proprio senso. Come? No, dico, te lo sentirei ancora di più, no? Come magari il nostro giudizio può essere un po' ma più... No. Ma semplicemente, cioè, non è che bisogna essere musicisti, nel senso anche appassionate o anche magari voi che come ascoltate. Come noi essere ascoltatrici, cioè assidue ascoltatrici, basta che un attimo fai un attimo di ricerca. Cioè... Sì, no, però sta cosa è triste, perché realmente allora cosa vuol dire? Tutti veramente fanno foto, tutti fanno foto, tutti fanno musica, però poi non c'è uno studio, una logica dietro, è quello il problema. Ma quello è il vero problema. Infatti molti talenti sono proprio, hanno l'apice un anno, poi vanno giù. Non certo, c'è più quella continuità. Poi anche perché è cambiato il modo di vedere la musica. Soprattutto qua da noi. Devi fare determinate cose, se no tutto il resto è, capito, è strano. Io per dire, mi piace un sacco partecipare tipo a delle jam session, quindi dove... si va, palco montato, suoni con i musicisti totalmente a caso, si fanno cose casuali e si vede un po' l'arte dell'improvvisare, no? Sì. In Italia il 90% dei posti tu vai a fare delle jam e il pubblico sono solo musicisti, che tu dirai ci sta, va bene, una jam, no? Non è che ci viene e, però sono, li vedi che ti guardano come per dire hai sbagliato, come per dire hai fatto quella cosa lì. Quindi anche la cultura che c'è qua da noi è un po' malaticcia in certi casi. Questo me l'ha fatto capire, sono andato 4 anni fa in Ungheria, ho fatto una jam session lì, c'erano più di tipo 120 persone, eravamo in 6 musicisti, cioè ho dovuto suonare tipo più volte, e tu quando suonavi la gente si ribaltava, cioè proprio... cioè, c'era proprio il gusto di sentire la musica dal vivo, capito? Ma certo, il fatto è che era tipo un club, quindi di là c'era la musica col DJ e tutte queste storie, però loro proprio erano persone che andavano lì per ascoltare, e gli altri musicisti parlavano, cioè non è che ti dicevano oh hai sbagliato, dicevi buona, c'è una jam, sta improvvisando, ci sta se non agganci sta cosa, cioè non sono Dio, capito? Quindi è la cultura il vero problema. Ah, sì, no, è una mentalità proprio diversa.
anche l'approccio, no? Lo senti che qua in Italia comunque è proprio un approccio più pesante, no? Più oddio, no? Ma, cioè, ma mi viterà bene, nel senso, cioè, non è che uno deve stare lì col dito puntato, guarda. C'è da dire un'altra cosa, che cioè, queste musiche qui rispecchiano anche un po', io credo, cioè, che poi non è neanche una critica, anche qui è sempre un'osservazione, no? Cioè, rispecchiano le generazioni in generale di adesso. Cioè, se tu li vedi, sono copia e incolla, peggio ancora che le nostre, peggio ancora di quelle che erano prima. Cioè, però sai qual è il problema? Il problema è che non è, secondo me, che sono tanto le generazioni ad essere un copia e incolla, è il fatto che queste persone diventano simboli. Diventano simboli seguiti in massa e di conseguenza, capito, tutti sono la stessa cosa. Ma invece, per dire, gli anni 90 o gli anni 80 ancora c'era più musica rock, più musica funk, più tutte queste cose, c'è gente che aveva mille gusti diversi, che poi adesso non sono morti rockettari, metallari, quello che vuoi, no, però no, vedi, anche un ragazzino che vuole essere, magari che vuole suonare, ok? Cioè, deve avere comunque nella famiglia uno malato, come posso essere io, un'altra persona, che gli mette delle bacchette in mano o lo sposta da sta cosa, se no la prima cosa che arriva, perché lo fanno i suoi amici, tanto sei bambino, cioè li vai dietro, capito? Dici, ok, è questa la realtà. Che poi non dico neanche che sia giusta magari la nostra, capito? Però no, sicuramente no, ha più, cioè, ha una personalità, ecco. Bravo, questo lo possiamo riconoscere. Bisogna che ti distingue perché ha uno stile di vita, una personalità. Di là io vedo tante cose appiccicate. Poi magari stiamo diventando, cioè noi tre siamo già troppi vecchi per capire c'è il cambio, sì, generazionale, no? Quindi per questo quello è sicuro. Per quello che dicevo prima, non è tanto una critica, è proprio una cosa che, cioè, pura osservazione. Poi, vabbè, noi come fotografe in generale, per la cultura che abbiamo in generale, cioè noi siamo grandi osservatrici, no? Quindi ci viene magari più che altri di guardarci intorno e dire, ok, no, come sta andando, di che cosa siamo circondati. Però certo. Sì, cioè, tutto il mercato, no, va dietro la stessa cosa, quindi massificazione da una parte significa massificazione da un'altra e via dicendo, quindi alla fine certo. È una cosa che si rispecchia in tutti gli ambiti, compresa la fotografia, perché anche in fotografia non credete che ci siano tanti... Anche lì un ritorno e un appiattimento per poi, no, ricreare un po' altalenante anche lì. Però è importante fare le cose con un verso, come si dice. Sì. Cercare di avere un verso, dai. Di avere poi, il proprio verso. È brava, esatto, perché il mio non può essere il tuo e viceversa, capito? Però, per dire, anch'io quando suono la batteria, no? Cioè, io non mi sono mai... Ho molti amici, anche chitarristi, che io... Cioè, sono metallari, no? Loro vengono dal metal, ok? Cioè, io ho avuto dei periodi che ascoltavo più quello o quell'altro, però come batterista, per dire, non mi do un'etichetta, perché ho avuto il periodo un po' più peso metal, ogni tanto mi piace pestare la batteria un po' più forte, e poi crescendo impari a capire cosa veramente può fare lo strumento, quindi dei suoni che, wow, ok, è un altro tipo di musica, un altro tipo di approccio, e poi per dire, adesso sto un po' studiando la samba, il latin, un po' quella parte lì, totalmente strana da tutti i miei gusti, io non è che l'ascolto, però ti dà un modo di suonare, un modo di contare il tempo totalmente diverso dal nostro, quindi puoi estrapolare delle cose, metterla in un qualcosa di più normale o concreto per te, di genere, è da lì che nasce l'originalità. Quindi io non mi definisco nessun tipo di batterista perché ancora non ho trovato la mia, capito? Certo, però sono tante contaminazioni che ti servono, sì, per creare cose diverse. Esatto, ma alla fine, cioè, vedi, batterista, non so, i batteristi metal più potenti, più grossi, ok, sono stati influenzati a sua volta da altra gente, ma certo, tutta la base della musica ha origini in un posto, cioè ci sono batteristi metal devastanti che in realtà nascono come jazzisti. Sì, cioè, sì. Il jazz è l'opposto, però musica è sempre musica, che sia metal, che sia jazz, che sia techno, che sia qualsiasi cosa più estrema, Sì. capito? Però diciamo che farsi dalle basi, cioè anche se uno vuole produrre musica trap, musica rap o quello che è, cacchio, parti dall'hip hop e poi capisci l'evoluzione. L'hip hop a sua volta è partito da un'altra cosa, capito? Cioè, alla fine
È cioè, come vedere un film dall'inizio, no? Non iniziarlo a vedere a metà, non capisci niente se no. Però bisogna essere consapevoli e aver voglia di. Dopo ci sta che la strada più veloce è il tutorial su YouTube, come fare una base trap, e allora sono un producer, capito? Però credo li impari anche da lì, quindi ecco, puoi prendere spunto, sì, però non è che ti puoi credere subito arrivato, quello è sbagliato. Dopo lì si tratta di umiltà e siamo tutti molto diversi. Questa è una parentesi gigante, ma va bene così. Esatto, Umiltà. parlo Solo su per questo. umiltà. Esatto. Va bene. È volato il tempo. Più che altro che ce la stoppano. Se superiamo l'ora, mi sa che ci blocca la diretta. Pensavo fosse più difficile, invece. Ma infatti dai, io molto, cioè, tranquillo proprio. È il bicchierino di vino che mi ero fatto prima che Beh, io avrei più aiuta. ansia sul palco, scusa, eh. Com'è? Io avrei più ansia stare su un palco. Ma anche lì è un discorso, cioè il La palco Lara ai palchi, guarda, lasciamo stare. No, non so. cioè come la foto, più ne fai, più diventa cosa normale, Sì, capito? quello è vero, però ogni volta Cioè vedi persone sì, allora, l'ansietta pre ci sta sempre, se no, dai, capito, diverse. non Però ti non è gasi, importante. non ti gasi, cioè, ti serve dare un po' quel brio, però dopo un po' ci fai l'abitudine, poi non ce la fai mai al 100%, però diciamo più, vedi, l'esperienza serve questo, a riuscire a gestire anche le emozioni, perché cioè, siamo persone, quindi è normale che ti emozioni davanti, cioè, davanti 20 persone come davanti 10.000, capito? Sì. Alla fine è sempre gente che non ti conosce, quindi. Si impara tutto come dici tu, giusto, è vero. Sì, ma poi fai un gran lavoro, cioè sembra, ma fai un gran lavoro su di te. Cioè, uno pensa che suonare Ma è sia. vero. Cioè, vedi, ma anche semplicemente caricare un video su YouTube, su Facebook, cioè tu comunque ti stai mettendo in gioco, nel senso, può essere un video cavolata, ok? Però voglio dire, davanti alle persone. Rispondono Metti bene, la rispondono foto. male. Dopo, magari, se sei uno, dai che se la prende, cioè, insomma, Noi aiuta. abbiamo fatto noi, cioè alla fine anche noi facendo questa cosa qui, comunque, cioè, ci siamo messi in gioco in tutto e per tutto, Ah, sì. per questa cosa qui, quindi Ma infatti allora, per no. comunque noi iniziavamo la diretta, no? Mettavamo tipo un foglio davanti perché non so neanche per quale motivo. Sì, ma boh, abbiamo fatto. A proposito di guardare le cose vecchie, va bene. Ecco, Allora. esatto. Ritorniamo lì, capito? È molto Bravo, utile. paragone. È molto Va bene. utile. Grazie mille allora per il tuo tempo. Grazie Grazie. a voi. Grazie mille a voi e ci vediamo presto, magari prima Grazie. del prossimo Frequenze. Ed è stato veramente fighissimo. È stato veramente bello. Adesso ci stiamo già muovendo. Bene. Ogni volta che passo davanti allo Sferisterio, vederlo vuoto mi viene da Lacrima. piangere. Eh sì, anche io ci penso sempre. Sì. Bene. Alla prossima. Bene, grazie Salviamo mille. tutto, Ciao a quindi tutti. mi raccomando, andatevelo a vedere perché salviamo tutto. Quindi. Ottimo. Bene. Ciao a Buona tutti. serata. Ciao ciao. Alla prossima. Ciao.